A 2 settimane dalla lettera firmata dai commercianti di Colico, che lamentavano una situazione di degrado e di inciviltà che si presentava loro puntualmente dopo ogni fine settimana, culminata con un rapporto consumato da 2 ragazzi sotto le finestre degli abitanti della piazzetta della Corte, qualcosa è cambiato, come spiega Marco Nazzari, titolare di un'attività di parrucchiere proprio nella piccola piazza, uno dei firmatari della lettera. Trovo un miglioramento, nel senso che magari con l'estate che sta finendo, le scuole che riniziano, c'è molto meno movimento, di conseguenza un sacco di passaggi in meno e quindi non passa meno gente e c'è meno casino. Complice la fine delle vacanze, la situazione è dunque tornata alla normalità, ma Nazzari ci racconta si è trovato più volte ad avere a che fare con rifiuti, bottiglie, ma anche escrementi e vomito proprio davanti alla sua attività. Dopo l'ultimo exploit sono dovuto arrivare prima per evitare di fare figure, di trovare magari sporco qua in giro, cioè che proprio non esiste trovare una sporcizia del genere. Arrivavo prima, pulivo, di modo che quando un cliente arrivava alla mia apertura alle 8 non trovava questo degenero che trovavamo spesso la mattina. Giovedì sera l'incontro in occasione della riunione del condominio della piazzetta alla presenza del sindaco Raffaele Grega, durante la quale è stata prospettata una soluzione almeno per la piazza della Corte. Ma la situazione, rimarca ancora oggi Grega, non era così grave come appariva dalla lettera. Un'amministrazione comunale ha il dovere sacrosanto di dare delle risposte concrete ai cittadini di fronte a una segnalazione di questo tipo, ma è altrettanto vero che un amministratore comunale, un sindaco in particolare, ha il dovere di tutelare l'immagine del paese. E dal contenuto della lettera che era stata trasmessa anche all'opinione pubblica ne trasparì un quadro certamente non gratificante per il paese, perché insomma sembrava più una situazione da Bronx di New York che non della tranquilla e felice cittadina di Colico. Detto ciò, abbiamo comunque affrontato la situazione recentemente ieri pomeriggio con i proprietari degli immobili in piazzetta e si è convenuto di trovare una soluzione che possa alla fine garantire sia la fruibilità pubblica della piazza, perché non dimentichiamo che questa è un'area privata ad uso pubblico, ed anche garantire quindi la proprietà, la parte pubblica e la parte privata. L'ipotesi che si valutavano era quella di mettere 2 cancelli, di modo che la piazzetta negli orari dell'apertura dei negozi e durante il giorno, anche la sera, per poter vedere le vetrine, sarebbero comunque sempre aperti, come è normale che sia. Mentre negli orari notturni, per evitare queste cose, questi cancelli verrebbero chiusi per far sì che non entra più nessuno a fare quella sporcizia che fanno tutte le sere.